Mario Rigo, ex sindaco di Venezia ma soprattutto ex socialista, sta progressivamente portando a compimento il suo progetto politico. Da Iniziativa Civica, che pure era una lista che appariva in più comuni, ha puntato ad un coordinamento veneto delle varie liste civiche presenti in gran numero in ogni provincia. Nei mesi scorsi ha tenuto convention di preparazione ed aggregazione in ogni capoluogo ed oggi per la prima volta le ha messe fianco a fianco, cercando di concentrare in un unico movimento le varie liste civiche per la loro maggior forza. Al Teatro Toniolo di Mestre, complice anche il maltempo, la risposta in termini di presenza non è stata certo esaltante, ma il confronto c'è stato. Anche per la presenza di esponenti del Südtiroler Volkspartei, del Partito Sardo d'Azione e dell'Union Valdotene, nonché dell'ex sindaco di Palermo Leo Luca Orlando, recente fondatore del Movimento per la Democrazia, denominato La Rete. Leo Luca Orlando, il significato della sua venuta a Venezia quest'oggi? Un confronto, un dibattito, un'occasione di approfondimento di temi che riguardano la riforma della politica e la democrazia nel nostro paese, partendo da pezzi, da spezzoni di esperienze vissute nelle diverse parti d'Italia, tutte però volte a realizzare un'Italia dei comuni e un'Europa delle regioni, un'Italia dove i comuni abbiano un senso, un'Europa dove le regioni abbiano una loro dimensione e un loro futuro. E le leghe che posizione abbiano in questa Italia? Ma le leghe immagino di dividere l'Italia in tre parti, un'Italia del nord della presunta efficienza, un'Italia del centro della presunta burocrazia, un'Italia del sud della presunta emergenza. Noi siamo convinti che, sia pure in misura diversa, la efficienza, la burocrazia e l'emergenza sono presenti in ogni realtà regionale, in ogni realtà comunale. Ora questa tripartizione delle leghe sembra molto più ritagliata per dare al senatore Bossi un ruolo un po' più grande alla Lombardia che non per dare una risposta ai bisogni della gente.